Ed ecco le Immuni, l'app di tracciamento del contagio voluta dal governo italiano in linea con le indicazioni europee. È scaricabile sul cellulare dagli store di Google e di Apple. Dall'8 giugno sarà testata in Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia. Anche chi vive nelle altre regioni la potrà scaricare, ma l'app non sarà collegata al sistema sanitario nazionale fino almeno alla metà di giugno. Una volta installata basterà inserire la regione e il comune di residenza e il sistema funzionerà in automatico. Il principio più importante di Immuni è il rispetto della privacy e la protezione dei dati personali. I dati anagrafici e sanitari dei cittadini sono conservati su un'infrastruttura pubblica italiana gestita da Sogei con una piattaforma software gestita dal Ministero della Salute. Proprio per il rispetto della privacy non potrà essere usato il GPS che traccia la posizione dei cellulari, ma solo il Bluetooth che rileverà solo con chi siamo entrati in contatto e per quanto tempo, ma non dove ci troviamo. Immuni garantisce l'anonimato di chi la adopera. L'app non utilizza il nome del proprietario del cellulare, ma un ID, ovvero un codice di identificazione temporaneo che cambierà spesso e che dialogherà con i cellulari vicini. Scaricare Immuni non è obbligatorio, ma è allo studio una campagna di sensibilizzazione e incentivo al download perché più persone la utilizzano, più l'app è efficace. Ma come funziona? Immuni è composta da una parte diagnostica formata da un diario clinico digitale dove annotare le proprie condizioni di salute e i sintomi compatibili con il virus. E poi c'è la parte di mappatura dei contatti. Una volta installato Immuni, l'app entra in contatto con tutti i cellulari vicini al mio nel raggio di un metro. Se dovesse risultare positivo al Covid-19, gli operatori sanitari potrebbero risalire a tutti i cellulari entrati nel perimetro del mio, capendo anche per quante volte e per quanto tempo è durato il contatto. A questo punto l'algoritmo pulisce l'elenco dei falsi positivi e genera una lista di persone in ordine di rischio contagio. Il server quindi manda sui cellulari delle persone potenzialmente a rischio una notifica con la richiesta di seguire il protocollo, ad esempio stare in isolamento oppure chiamare il numero di emergenza per richiedere un tampone. Tutte le informazioni sono disponibili al sito immuni.italia.it.